Buongiorno, il cicalio, il cicaleggio, insomma ci sono le cicale, che loro cantano, poi la formica si mette via, scusate ma mi siedo, si mette via il mangiare per l'inverno, bisogna sempre sfruttare d'estate per vivere di rendita d'inverno. Come si farà? Boh, ma magari un metodo c'è. Allora, impieghi stagionali, poi però non so se d'inverno ci campi. La Juve sta mettendo via quest'estate non solo per campare, ma per provare a vincere in inverno, in autunno, in inverno, in primavera, fino ad arrivare alla soglia della prossima estate. Come sta facendo? Beh, acquistando dei giocatori molto interessanti per metterli alla corte di Thiago Motta, ovviamente, che stamattina ha sostenuto le visite mediche, come avevamo anticipato anche noi ieri. È tutto a posto, velocissime, tanto lui non è che debba fare chissà che cosa, deve ogni tanto alzare la voce, ma e quello ti manda un po' sulla pressione, di la verità, però se non è che deve scattare, lanciare palloni, rincorrere avversari, cioè deve farlo fare naturalmente alla Juve rigorosamente con la difesa 4, col 2-3-1, col 4-3-3, e lì naturalmente dipenderà dai calciatori. Non vi faccio vedere le immagini di Thiago Motta perché le ho anche già pubblicate sul mio profilo Instagram, anzi se ogni tanto volete andare a dargli un'occhiata, non è, diciamo, floridissimo, nel senso che ci sarà tempo e modo per adeguarlo, diciamo così, anche con più contenuti sportivi di quanti ce ne siano adesso, quindi in futuro neanche troppo lontano si arricchirà ulteriormente di contenuti sportivi, però diciamo, se ogni tanto volete andare a buttarci un'occhiata e magari anche iscrivervi, a me la cosa assolutamente non dispiace. Tra l'altro, a proposito di visite mediche, dovrebbe a breve succedere ripetersi la solita scena dell'arrivo, uscita dalla macchina eccetera, perché Fran Thuram, secondo me siamo proprio al conto alla rovescia, insomma, per vederlo alle visite mediche al J-Medical, se esattamente il momento preciso ancora non lo so, ma eventualmente vi terrò informati nel video di questa sera, mentre dopodomani appunto ci sarà finalmente questo raduno un po' sui generis, perché sempre quando si giocano competizioni internazionali d'estate il giorno del raduno non si presenta gran parte della squadra, praticamente tutta la squadra l'anno scorso ad eccezione di Perin, la squadra che ha vinto la finale di Coppa Italia non c'è, sostanzialmente non c'è, anche perché poi Ken è andato via, Ken alla Fiorentina, buona operazione in uscita da parte di Giuntoli, ma non interessano soprattutto le operazioni ovviamente in entrata, anche se in uscita continua a tenere banco la situazione di Federico Chiesa. Possiamo dire con non con dovizia di particolari perché ancora non ci sono, però possiamo dire ogni giorno che passa sempre di più che Federico Chiesa è fuori dal progetto di Thiago Motta, che tutto quello che avevamo cominciato a paventare al termine della passata stagione e che poteva anche a volte sembrare un po' romanzato, no? Quello che si diceva a proposito del progetto di Thiago Motta, ecco, adesso assume sempre più i toni della concretezza, nel senso che proprio lui non rientra in questo progetto, che comunque Thiago Motta non si fascia la testa e non piange se Chiesa va via, lui l'ha capito perché non è comunque un ragazzo intelligente e naturalmente si sta dando da fare con i suoi agenti. Ci sarebbe questa possibilità dell'asse, lo scambio con Sancho per quanto riguarda il Manchester United, continuo a dire che Chiesa secondo me è fatto apposta per la Premier League, però queste sono considerazioni mie del tutto personali, e, mentre si sta sviluppando, o quantomeno qualcuno sta prendendo in considerazione seriamente il fatto che la Roma è un po' più avanti di tutte le altre, la Roma è decisa a dare corso all'acquisto di Federico Chiesa. Lui ha un po' di remore perché vorrebbe giocare la Champions, anche andando allo United non credo che giocherebbe la Champions, quindi è chiaro che qualcosina che lo frena c'è. Probabilmente la sua soluzione ideale sarebbe cambiare squadra,
perché difficilmente si resta in una squadra nella quale tu non rientri a pieno nel progetto, comunque non punta su di te, e trovare una squadra che fa la Champions, ma al momento sembra che non ce ne sia. Ma dicevo, c'è questa idea, suggestione secondo me più che altro buttata lì da tutto sport, che ha però bisogno di una premessa della quale bisogna tenere conto. Siccome nella questione sarebbe coinvolto Sule, vi posso confermare che Sule è uno di quei giocatori che Thiago Motta vuole assolutamente valutare durante il ritiro estivo, e vi dicevo fin dall'inizio, di quando si parlava di Chiesa, che in quel ruolo lì Thiago Motta vedeva meglio Sule di Chiesa, per un discorso di disciplina tattica, ok? Quindi la premessa doverosa è che Sule verrà valutato, così come verrà valutato Thiago Jalò, l'avete chiesto, verrà valutato anche lui, quello che mi risulta ad ora, ok? E c'è questa suggestione che prevede la partenza di Chiesa e Sule a Roma, con l'arrivo di Tammy Abraham e El-Shaarawy alla Juve. Ripeto, è una suggestione, io già immagino i commenti, arriva un giocatore rotto, Tammy Abraham, e un giocatore ultra trentenne come El-Shaarawy, e va via un talento come Sule, che è giovane, e comunque un altro talento come Federico Chiesa. Quindi diciamo che sto prevenendo un po' quelli che sono i commenti. Io non ho al momento indiscrezioni che possano farmi indirizzare da quella parte, cioè su questo doppio scambio che io vedo, lo posso dire, molto romanzato in questo momento, anche perché è difficile vedere squadre che si scambiano due giocatori, non uno, due giocatori, cioè un movimento che coinvolge quattro giocatori. Per cui, se proprio devo esprimere un mio parere, non ci credo molto. Se devo esprimere un parere sui giocatori stessi, su Sule credo di essermi già espresso molto positivamente, su Chiesa credo di essermi già espresso. E i due della Roma, allora El-Shaarawy, sì, è un esterno, la Juve ha bisogno di esterni. Abraham arriverebbe, condizionale proprio all'ennesima potenza, come dice Vlahovic, ma con un'incognita legata naturalmente alle sue condizioni di salute, visto che nella scorsa stagione praticamente non ha mai giocato, anche se è andato molto vicino a segnare contro la Juve in Roma-Juventus 1-1. Vediamo ragazzi, io me la tengo proprio come suggestione, ma molto suggestione, ok? Iscrivetevi al canale, ci vediamo questa sera.